Ok, ciao a tutti ragazzi, e come potete vedere stiamo andando sull'ipervolo. Oggi ho intenzione di iniziare così, la prima lotta Wi-Fi sarà qualcosa di strepitoso e ovviamente, essendo una lotta, ovviamente andremo a farla davanti alla Lega Pokémon, che ho già battuto 2 volte. Giusto, giusto così, tanto per. Bene, siamo alla Lega Pokémon. Non ho registradati assegnato, quindi devo andare sulla borsa. Che cosa poco professionale. E apriamo subito il registradati. Sfrutta al massimo il tuo registratore. Se ti colleghi a internet tramite il PPS e usi il registradati, potrai metterlo in. Ah, è già vero, è la prima volta che lo apro. Sì, compro della scheda SD. E allora, qui abbiamo. Ah, quella lotta. Qui abbiamo 2 lotte. Questa è. Dimentichiamola. Concentriamoci su questa lotta contro Sephora H. Sefi, no, anzi, 94 Sefi su YouTube. Sefi, beh, è una conoscente su YouTube. Ultimamente le sto bridando un Tyranitar. Lei, per ringraziarmi, mi sta bridando un Lopunny, che non vedo l'ora di far mega evolvere. E beh, nulla, abbiamo fatto una lotta. Da notare che il suo è un team rarely used, mentre il mio è un team. Beh, non è. È il mio è underused il mio team. Perché Mega Gallade. No, Mega Gallade mi sembra che è in rarely. In border, nella seconda borderline. Absol, vabbè, Absol è il re dell'underused, mi sembra. E nulla, quindi abbiamo un team rarely used contro un team underused. Bene, quindi iniziamo subito la lotta. Parte la sfida con Sephora. Io comincio subito con Gallade. Per il semplice fatto che, beh, non mi aspettavo Sandslash come suo lead. Quindi ritiro subito. E mando in campo il mio Beyblade per utilizzare il Rapispin. Perché era ovvio che lui avrebbe utilizzato Levitorozzo al primo turno. Perché le Levitorozze danno piuttosto fastidio. Io volevo settare al più presto le mie Levitorozze tramite Moai, perché c'era Vivillon nel suo team. E Vivillon dà piuttosto fastidio. Se gli riusciamo a togliere metà vita è già meglio. Io subito vado di Rapigiro per togliere cose, ma ho fatto un po' una cazzata. Lei mi attacca con terremoto perché preferiva farmi più danni piuttosto che rimettere subito le Levitorocce. Bene. Adesso lei mi attacca con privazione, quindi togliendomi sia il carter rosso, quindi non lo posso far cambiare, e togliendomi il vigore. Fortunatamente, Moai ha una difesa davvero elevata. E quindi, anche se è un attacco per 4, è in grado di resisterlo, ma con poca vita. Io subito a mettergli le Levitorocce. E qua, invece che usare Cannon Flash, avrei dovuto utilizzare le Levitorocce di nuovo. Perché ero sicuro. Sandslash è ovviamente più veloce di Moai. E beh, se avrei messo le Levitorocce sarebbe stato meglio, no? Comunque. Mi mando a KO Moai e quindi ne approfitto per mandare in campo il mio Raikou evento Shiny che ho vinto in un giveaway. Lei decide di ritirare il suo Sandslash perché era ovvio che avrei utilizzato Hidden Power Ice e quindi manda in campo il suo Rotom. Io qui la predicto perché mi aspettavo lo switch, quindi sono andato di Invertivolt per cambiare Pokémon e mettere qualcuno che potesse essere un po' più forte, cioè con un matchup migliore. Quindi mando in campo il mio Gremlins, il mio Rotom Calore. Per esempio, perché, piccola parentesi, ho scelto Rotom Calore perché ce lo vedo meglio in questo team piuttosto che Rotom Wash. Lei manda in campo l'odiosissimo Slowking, che si becca la vampata che era direzionata all'altro Rotom. Apra parentesi, io adesso che ci penso ho 3 Rotom.
Comunque, ovviamente non gli faccio niente perché è uno Slowking ed è un Vampata che non fa tanto. Lei decide di cambiare di nuovo perché era ovvio che si era andato di Invertivolt e quindi manda in campo il Sandslash per annullare il mio Invertivolt. Io faccio fuoco fatuo perché, boh, ho voluto fare fuoco fatuo, ma avrei dovuto cambiare, adesso non ho idea su chi avrei dovuto cambiare, ma comunque avrei dovuto cambiare perché ho perso la mia Chestoberry e quindi non posso più utilizzare la tecnica Resto Cesto. Entra in campo il suo Gurdur. Io ho una paura matta di questo Gurdur, per il semplice fatto che non ho idea di che set, di che abilità abbia, perché girano dei Gurdur con denti stretti, mentre girano altri con Ferro Pugno. Nel caso sia un Gurdur con denti stretti, di certo non voglio scottarlo. Quindi mando in campo subito Beyblade per diminuirle l'attacco, almeno non sapendo né mangiare né scrivere, di certo così sono sicuro di diminuire la sua potenza fisica. Bene, dopo gli avanzi che si attivano, finalmente sono pronto per, beh, utilizzare Gran Fisico per resistere un po' meglio agli attacchi e farle un po' più di danni. Lei decide di usarmi Privazione perché gli avanzi erano piuttosto fastidiosi, anche perché sono l'unico metodo che ho con Hitmontop di recuperare vita. Lei manda in campo Rotom e io qui ho fatto un'altra cavolata, ossia utilizzare di nuovo Gran Fisico. Sarei dovuto andare subito di Zuffa perché era ovvio che avrebbe cambiato. Quindi lei va di fuoco fatuo. Qui in questo turno c'è stato un Axe pazzesco. Io evito il fuoco fatuo e la colpisco con un brutto colpo. Cosa che eravamo in chiamata su Skype e quindi si è arrabbiata, infatti dicendomi Axone. Ovviamente per scherzare, ma comunque. Manda in campo il suo odiosissimo Vivillon, che decide di addormentarmi perché un Vivillon senza sonnifero non è un Vivillon che andrà lontano. Almeno nelle tier più alte, forse nelle tier più basse si usa Vivillon senza sonnifero. Comunque, Vivillon subito con Ele Danza. Io speravo di svegliarmi perché su questo Beyblade ho Pietra taglio, fatto apposta per Pokémon come questi. E qui c'è una cosa che non mi aspettavo. Io speravo che andasse di un altro Eledanza, ma purtroppo non lo fa. Mando in campo Recow per il semplice fatto che, beh, all'inizio dicevo, vabbè, sono più veloce, sono un cavolo di Recow. Proprio ci ho pensato e non ero sicuro se lo ero. Quindi ho deciso di cambiare e mandare in campo il mio Gremlis, che vabbè, ormai era piuttosto inutile senza la Chestoberry. Poteva scottare qua e là, ma niente di più. Decide di andare di Ronzio, ma comunque non mi fa molto perché non è molto efficace. E questo è un Rotom Calore, difensore speciale, se non mi sbaglio. No, non mi sbaglio, è difensore speciale, quindi sì. Io continuo a dormire, non so perché continuo a fare questo R. Lei continua ad attaccarmi con Tifone. Io fino all'ultimo, ho detto, beh, adesso mi sveglio, proprio a 12 PS mi sembra, sono rimasto, vado di vampata. E se avessi messo le Stealth Rock, sarei riuscito, cioè le ho messe, ma dopo lei le ha tolte. Sarei riuscito a mandarla KO adesso. Purtroppo non è successo e quindi Ronzio e addio Gremlis. Hai fatto un buon lavoro perché almeno hai tolto di mezzo Vivillon. Quindi subito in campo il mio Xinco, ossia il mio Gallade, e lei subito a ritirare il suo Pokémon perché era ovvio lo Shadow Sneak. Quindi manda in campo Sandslash. Adoro, adoro Mega Gallade. Io vado di Furtivombra. E adesso, ragazzi, osserviamo a ciò che mi ha giocato la partita. Allora, prima di tutto, avevo il Bitorzo Lelmo. Seconda cosa, inizio a fare Danza Spade. Tutti voi dite: beh, fai bene perché in fondo non è che ti può fare tanti danni. Per come potete vedere adesso. Grazie a quella scottatura non mi fa tanti danni.
Però il problema è che io sono continuato ad andare di danza spada perché ho detto è bruciato, lasciamolo morire di bruciatura. Il problema è che mi ero dimenticato che aveva Ambipom. E il bruciapelo di Ambipom mi sembra che sia il bruciapelo più forte del gioco. Mi sembra che sia anche più forte di quello di Megalapani. E quindi io dopo la prima drago danza spada sarei dovuto subito andare di assorbipugno. Perché adesso sono rimasto con 24 PS. E non bastano per resistere un bruciapelo. Non bastano proprio. Entra in campo la sua Ambipom Shiny Rosa. Non so perché, ma ultimamente ho sviluppato la fobia, tra parentesi, dei Pokémon Rosa. Mi stanno antipatici. Probabilmente è iniziato tutto dopo aver incontrato un Mew competitivo. Allora, subito bruciapelo che, come potete vedere, mi consuma un fracasso di danni. E attacco con fulmine. E non mi aspettavo di essere più veloce, sinceramente. Non mi aspettavo proprio. Quindi sono riuscito a togliere una delle sue rotture. Lei manda in campo Vivillon come vittima sacrificale per abbassare i miei PS con la Sorbisfera. E quindi sono rimasto con 35 PS e mando in campo Gurdur, pronto a farmi un potentissimo pugno rapido, che ovviamente non sono in grado di resistere per i pochi PS. E quindi anche Raikou si lascia. Adesso entra in campo la mia Absolution Scarfata, quindi uno psicotaglio lo riesco a fare. Il problema è che non critta. Questa Absol ha super sorte. E beh, purtroppo è scarfata e quindi non gli ho dato il mirino. Perché, beh, Absol non è tutto questo granché in velocità. E quindi ho detto, vabbè, facciamolo scarfato, ma credo che tra un po' lo cambierò e gli metterò il mirino. Lei va con un potente pugno rapido. Io seriamente non credevo di reggerlo. Proprio non credevo proprio. Sono rimasto con 7 PV, subito psicotaglio e furtivombra. Bene, con questo ho fatto tutto il possibile che potevo, ma non posso fare nient'altro perché lei aveva ancora il suo Slowking a piena vita. E beh, furtivombra di certo non basta mandarla KO, come potete vedere. Quindi questo è un sonoro GG. E vediamo Xinko come ultimo, primo Pokémon sceso in campo e ultimo Pokémon a lasciarlo. Allora, con questo video do finalmente il via alle lotte online su Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Allora, come avete sentito dal video precedente, la Nuzlocke Challenge, ultimamente mi sono accorto un po' più del solito di quanto sia ignorante sul battling competitivo, quindi so che non sono tutto sto granché in, come cavolo si chiama, nel battling, anche probabilmente, anzi, probabilmente sarò uno dei peggiori tra la compagnia di YouTube, cioè tipo, sì, tra la mia compagnia di YouTube probabilmente sarò il peggiore. Sì, forse sì. Sarò peggiore, magari mi salvo certe volte. Però sono sempre dell'idea che le critiche devono essere costruttive. Quindi se vedo tipo gente nei commenti che dice sei un nabbo di merda tu, o tipo non sai fare, vanno istantaneo perché non ne posso più. Perché sul mio canale questa cosa non è mai successa, per fortuna. Però mi sono anche un po' stufato di vederlo su altri canali, quindi se succede sul mio canale, ban istantaneo. E beh, ovviamente se avete dei consigli, ditemeli. Soprattutto sul team, perché come potete vedere non è un tutto sto granché come team. Anche perché non ho mosse contro i Pokémon tipo Folletto, tranne il Cannon Flash di Muay, ma il lavoro di Muay è metterle Steltrock, resistere ad una mossa con vigore, far cambiare Pokémon e far subire danni a un Pokémon random. E poi dopo fare danni se sopravvive. Quello è il lavoro di Muay, ma sono
sono dettagli. Comunque, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.